Bentornati a tutti quanti in questo mio nuovo video, benvenuti nel primo video del 2023 e eccomi qui con un tipo di video abbastanza atipico per il mio canale, poiché appunto io difficilmente affronto il trend del momento. Ero stato tentato di farlo qualche mese fa con l'argomento della serie TV degli Anelli del Potere, avevo pure registrato il video, però alla fine non mi era piaciuto il risultato finale, quindi l'ho cestinato completamente. Ma in questo caso c'è qualcosa da dire, c'è un po' di analisi da fare. Prima di cominciare con il video vero e proprio, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link del mio romanzo Technoflowers e inoltre vi segnalo anche il canale YouTube della Tracce d'Inchiostro, ossia l'agenzia di editing che mi ha aiutato nel migliorare, nel correggere gli errori e le criticità del mio romanzo, che di recente hanno aperto un loro canale YouTube dove a breve sarà pubblicata anche un mio breve video dove parlo della mia esperienza e probabilmente fra qualche mese ci saranno anche altri video che vedono coinvolto me, come anche altri autori che sono passati per questo fantastico servizio di editing. Anche in questo caso vi lascio il link in descrizione, quindi dategli un'occhiata. Allora, parlare di Velma è un po' complicato perché si vanno a toccare degli argomenti che sono estremamente sensibili. È un po' difficile stare qui a parlare velocemente di tutti i problemi. Io in un primo momento addirittura avrei voluto fare un'analisi episodio per episodio, ma sarebbe stato un qualcosa di eccessivamente lungo, anche perché la stragrande maggioranza dei problemi di questa serie è riscontrabile in macro categorie che riguardano un po' tutti gli episodi, quindi a questo ci arriveremo. Facciamo un'altra premessa dicendo che io sono, come molti della mia età, cresciuto guardando cartoni animati e tra questi c'era anche Scooby-Doo. In questi giorni, appunto parlando di Velma, molte persone stanno dicendo è una delle mie serie preferite, la seguivo sempre e tutto. Allora, io non sarò uno di questi, nel senso che io guardavo Scooby-Doo, mi piaceva, lo seguivo con piacere ogni volta che lo replicavano, i vari film d'animazione, i film live action, ma quello ci arriveremo dopo, e posso definirmi un fan, però non un appassionato, nel senso che non è che conosca tutti gli episodi, non è che conosca tutti i casi, tutti i gialli, tutte le gag che sono state fatte. No, semplicemente quando passava in televisione Scooby-Doo lo guardavo con molto piacere. Quando al cinema uscirono i live action scritti da James Gunn, per me furono un qualcosa di assurdo, era fantastico vedere come quei personaggi avevano preso vita. E già all'epoca quel live action comunque fece un po' di scalpore tra gli appassionati hardcore per come reinterpretava i personaggi, come li modernizzava. Anche perché, questa è una cosa che penso sia risaputa da tutti, in realtà in un primo momento l'idea di James Gunn era di fare un film live action sui personaggi di Scooby-Doo, però in un'ottica adulta, quindi con i personaggi visti dall'ottica appunto di adulti. Quindi c'era Shaggy che era dichiaratamente un fattone, c'era Fred che era un playboy, cioè diciamo che appunto rientrava tutto in un'ottica molto più adulta, il film doveva avere un'atmosfera più adulta, doveva essere una commedia comunque per adulti, diciamo sull'ondata di commedie adulte come i film con Will Ferrell e Ben Stiller, e però ovviamente la Warner glielo impedì, gli disse no, vabbè, questo è un marchio associato principalmente a un pubblico di giovani e quindi deve essere in quel modo, e quindi il film venne rigirato, alcune scene, molte cose sono state cambiate, per quanto un po' l'atmosfera un po' più adultizzata era percepibile in quei film. Ma perché vi sto parlando dei live action e non della serie Velma? Perché quei live action, come anche tutte le successive reinterpretazioni dei personaggi di Scooby-Doo, perché ne sono uscite veramente tanti, ci sono state nuove serie animate, ci sono state una serie, addirittura una serie a fumetti che li reinterpretava in un'ottica molto più modernizzata, oppure film live action per la televisione che raccontavano un po' le origini dei personaggi, fino addirittura all'ultimo film d'animazione che io personalmente ho adorato, che era Scooby. Tutte queste opere sono tutte versioni alternative della storia dei personaggi. In ognuno di questi prodotti viene sempre introdotto qualcosa di nuovo, un background diverso, delle dinamiche diverse per cui i personaggi si conoscevano. Ma una cosa fondamentale era che queste opere mantenevano comunque quello che era lo scheletro principale, il cuore di ciò che rendeva così affascinante o comunque appetibile per un pubblico di qualsiasi età un prodotto come era Scooby-Doo. Quindi
le caratterizzazioni dei personaggi potevano avere sfumature diverse, ma rimanevano sempre loro. Il design poteva cambiare lo stile di vestito, però la palette di colori era quella, il modo di fare era quello, certe frasi tipiche erano presenti, certi stereotipi erano presenti e anche certe scene ricorrenti erano presenti. In parole povere, come dovrebbe essere fatta effettivamente una nuova versione di una serie? Prendi il materiale originale, ne mantieni l'essenza, ma ne cambi la forma. Tutto questo in Velma non succede. Quando venne annunciata per la prima volta e vennero fatti vedere i primi design dei nuovi personaggi, tutti quanti hanno iniziato la solita pippa il politicamente corretto, dobbiamo metterci per forza i cambi di etnie, questa cultura woke che sta distruggendo tutto quanto. Allora, personalmente parlando, questo è un discorso mio personale che quindi esula dall'obiettività della critica alla serie. Per me personalmente, questo è un discorso che io ho sempre fatto, non è la prima volta che lo faccio anche qui su questo canale o nelle varie dirette, quelle poche dirette che ho fatto che comunque sono rimaste. Io personalmente non ho nulla contro il cambio di etnia di un personaggio, almeno che questo cambio di etnia non sia gravoso per la trama. Per capirci, una serie come Scooby-Doo, il fatto che i personaggi fossero di etnia caucasica invece di altre etnie non era fondamentale, cioè cambiandogli il colore della pelle, cambiandogli l'etnia, non è che cambiasse molto della trama o della caratterizzazione dei personaggi. E quindi con Velma, il fatto che avessero annunciato che Velma sarebbe stata indiana, Shaggy sarebbe stato di colore, Daphne sarebbe stata asiatica. A me personalmente non dava particolarmente fastidio perché, di nuovo, l'etnia non è ciò che caratterizzava il personaggio, senza considerare che già ci sono state Velma di altre etnie in produzioni precedenti. Quindi, come primo impatto, io mi ero detto, ok, va adesso funziona così, si vogliono cambiare le etnie, non vedo nulla di male nel volerlo fare, quindi ok, accetto questi cambiamenti. Escono i primi episodi e, come già detto, appunto, scoppia un putiferio, critiche su critiche, e io sono lì che dico, ok, magari questo è come succede sempre su internet, si tende o a osannare eccessivamente un prodotto o a demolirlo completamente perché le persone non riescono a guardare criticamente bene qualcosa e vedere, ok, questo funziona, questo non funziona, e a bilanciare bene il proprio giudizio. Di conseguenza ho iniziato a vedere gli episodi settimanalmente, dato che ne uscivano 2 a settimana. È stato veramente atroce perché questa serie non funziona sotto nessun tipo di punto di vista. Le uniche cose che funzionano sono comunque talmente adombrate dai difetti, dai problemi che ha questa serie, che si tende addirittura a scordarsi. Cioè, io pure quando ne parlavo con i miei amici, mi scordavo che in realtà qualcosina di buono c'era. E togliamocelo subito, parliamo subito di quelle che sono le cose che io ho trovato positive in questa serie. Innanzitutto il design, il tipo di animazione, personalmente mi è piaciuto molto. Questo stile di disegno, questo character design, mi è piaciuto, non posso negarlo, perché le animazioni sono davvero molto belle, l'utilizzo dei colori è fatto bene, l'impostazione delle scene si vede che comunque non sono state lasciate così, cioè ogni inquadratura è stata abbastanza studiata bene per quello che voleva trasmettere, per ciò che voleva spiegare. E allo stesso modo anche la recitazione, le voci dei personaggi, in realtà si vede che chi li ha interpretati ci si è divertito, ci ha messo abbastanza impegno nelle sfumature, negli accenti, nei modi di recitare. Quindi, sotto questi aspetti, la serie funziona senza considerare che il mistero principale, quello che dovrebbe essere il cuore della serie, ricordatevi questo condizionale, alla fine è anche abbastanza interessante. Cioè, tutta la serie ruota attorno al fatto che ci sono stati degli omicidi, delle ragazze, delle belle ragazze, soprattutto questo è fondamentale, poiché gli viene scoperchiato il cranio e gli viene esportato il cervello. Velma decide di sua spontanea volontà di prendere in pugno le indagini e di iniziare la sua indagine, anche perché a quanto pare questa indagine si intreccia con la sparizione di sua madre. Da questo punto di vista, questo tipo di trama, torno a ripetere, funziona, è tutto strutturato abbastanza bene e anche la risoluzione e la scoperta del colpevole finale
funzionano perché effettivamente la serie sa sviarti, cioè mentre vai avanti nella visione, se hai il coraggio di andare avanti, ti fai un'idea di come andranno le cose, ma poi effettivamente prende, tutto assume un altro significato quando si scopre il vero colpevole. E sotto questo aspetto torno a dire, funziona la serie, non posso negare che funziona e che la recitazione è buona, la regia non è male, il design è molto bello da vedere. Ma finisce qui, nel senso che queste sì sono le buone cose della serie. Il problema è che però, se questi sono i pregi, questi sono i difetti. E incredibilmente, in realtà, il difetto più grande, che però è quello che affossa tutto quanto, è uno solo: la sceneggiatura. Qualche giorno fa su Facebook, perché sì, io sono un cavernicolo che utilizza ancora Facebook, avevo avuto una discussione su un gruppo di appassionati di cinema relativi a quanto può la bravura di un attore salvare un film se ha una sceneggiatura pessima. E c'era quest'altro ragazzo con cui stavo discutendo che affermava che, secondo lui, un attore bravissimo messo in qualsiasi ruolo farà sempre una porca figura. Per come la vedo io, puoi prendere l'attore più bravo del mondo, il regista più bravo del mondo, ma se il materiale d'origine è pessimo, se la sceneggiatura è pessima, piena di forzature, buchi di trama, incoerenze, pessima definizione dei personaggi, l'attore può essere bravo quanto vuoi, ma non funzionerà. Potrà dare una buona interpretazione perché ha il talento recitativo, ma il personaggio, come tutta quanta l'opera, rimarranno sempre mediocri. Questo è il caso di Velma. Partendo dal presupposto che questa serie di Scooby-Doo non ha nulla. E questo è un bel problema perché se tu fai una serie animata, tu mi proponi una serie animata per adulti, prequel di Scooby-Doo, io, come ho detto prima, mi aspetto determinate caratteristiche che devono essere presenti. E qui non ci sono letteralmente. L'unico collegamento che c'è con Scooby-Doo, ad eccezione delle varie easter egg che possono essere disegni o quadri messi in giro per la serie, sono soltanto i nomi dei personaggi e la palette di colori che indossano. Fine, non c'è nulla di quei personaggi, niente, le caratterizzazioni sono completamente diverse. Cominciando appunto dalla protagonista, Velma, è un personaggio che non funziona. Per niente, perché è un personaggio estremamente negativo. Ora, ok, questa è una serie per adulti, quindi teoricamente non deve mandare per forza un messaggio positivo per il pubblico. Ma, per come di nuovo la penso io, anche quando fai una serie per adulti, se un personaggio fa qualcosa di sbagliato, se ha un atteggiamento sbagliato, lo devi dimostrare, devi far capire, quel personaggio deve capire che sta sbagliando. Faccio un altro parallelismo con un'altra bellissima serie animata per adulti, BoJack Horseman. BoJack è un personaggio anch'esso non negativo, ma che sta vivendo negativamente la sua vita. Fa delle scelte sbagliate, ha degli atteggiamenti sbagliati con le persone che ha intorno e lui ne paga lo scotto per questo. Lui soffre per questo suo tipo di atteggiamento e per come tratta le persone. Tutto ciò che lui fa poi gli si ritorce a un certo punto contro. In Velma? No, Velma è un personaggio estremamente egoista che sfrutta tutte le persone che gli sono attorno, ma proprio con cattiveria. Non è mai contenta, vuole sempre mettere comunque zizzania, si sente sempre superiore a tutti quanti e non ha un minimo di redenzione. Non c'è un momento dove c'è qualcuno che gli dica: "Oh, ma come ti stai comportando? Perché stai facendo così? Lo sai che ti stai comportando come una stronza?" Questo è uno dei motivi per cui invece ho apprezzato molto la serie su Disney Plus di Willow. Anche lì c'è un personaggio che all'inizio è la classica ragazza: "Io sono superiore a tutte, tu non mi devi rompere le scatole", che giudica tutti quanti, che sta sempre a giudicare tutti, che guarda tutti dall'alto, ma che mano a mano che la serie va avanti, i vari comprimari gli fanno capire: "Oh, scendi da sto palco, abbassa la cresta perché tu non sei così, cioè non sei così importante, tu non sei superiore a noi." Cioè, questo è il punto. Tu me lo puoi fare un personaggio con questo tipo di caratterizzazione, ma se è una caratterizzazione negativa,
ed è la protagonista della storia, non stai facendo un antieroe se non capisce, se non prende coscienza di ciò che fa, perché l'antieroe che cos'è? L'antieroe è un personaggio protagonista di una storia che però va fuori con i, diciamo, i connotati dell'etica, ma ne è consapevole, sa che sta facendo degli errori, sa che sta facendo del male. Velma no, Velma è un'approfittatrice, giudica tutti, odia tutti. E si approfitta di tutti, e questa è la cosa più schifosa di questa serie. Nel mentre della serie si crea questa sorta di harem, poiché lei, Velma, è desiderata da Daphne, Shaggy e Fred. Tutti e tre, per qualche motivo, sono innamorati di lei e la vogliono. E lei che cosa fa? Non accetta nessuno, li tratta tutti malissimo, flirta con loro solo finché loro non gli confessano il loro amore, però una volta che glielo confessa loro dicono: ah no, ok, allora torna a rompere il cazzo agli altri, e quando questi altri trovano qualcun altro, lei si mette in mezzo e vuole separarli, perché li rivuole per sé. Assurdo. E soprattutto se pensi che questa dovrebbe essere la Velma di Scooby-Doo. Fred poi è forse il punto più basso di questa serie, poiché non ha caratterizzazione. È lo stereotipo del ragazzino bianco, viziato, che ha tutto, ma che non sa fare nulla, è completamente stupido, non sa tagliare il cibo nel piatto, non si sa nutrire, non si sa relazionare, non sa fare niente se non essere ricco, letteralmente non fa nulla se non mettersi nei guai dall'inizio alla fine. Non ha un briciolo di intelligenza e soprattutto i primi due episodi sono incentrati sulla sua ossessione di avercelo piccolo. Di nuovo, Fred di Scooby-Doo. Shaggy forse è un personaggio molto più gradevole rispetto agli altri, è un po' più simpatico, ma di nuovo di Shaggy non ha nulla. Non è un fifone, non è appassionato di cibo, non scappa, non fa gag. È lì. È interessato emotivamente a Velma, ma finisce lì, nient'altro. Daphne è forse l'unico personaggio che secondo me funziona nella serie, ma funziona come personaggio della serie, fine. Non è niente della Daphne che conosciamo di Scooby-Doo. È la Mean Girls popolare che tratta tutti di merda, ma, e qui c'è la differenza. Con Velma, almeno lei ha una progressione. Il suo personaggio ha una bella sottotrama incentrata sul voler ricercare i suoi genitori biologici, dato che lei è una ragazza asiatica adottata da una coppia di donne interrazziali. La sua sottotrama è molto interessante perché la porta ad evolvere come personalità. E infatti la Daphne che c'è alla fine della serie non è la stessa Daphne che c'è all'inizio, per quanto non è un'evoluzione enorme, non è che migliori chissà quanto il personaggio, ma funziona, cioè ci sta, non è che è chissà quale personaggio indimenticabile, però almeno è un personaggio che ha una caratterizzazione, che ha un percorso, che ha uno sviluppo. Scooby-Doo non c'è, vabbè, questo lo sapevate già. Ok, la serie si chiama Velma, non si chiama Scooby. E quindi abbiamo delle caratterizzazioni che non c'entrano niente con i personaggi originali, ma che anche se fossero viste come una serie originale, se noi guardiamo a questa serie come un qualcosa di completamente slegato da Scooby-Doo, resta il fatto che questi personaggi comunque non funzionano, non sono bei personaggi, non funzionano. Ripeto, l'unica che forse si salva è Daphne. È Shaggy, ma perché Shaggy letteralmente non è che faccia chissà cosa per questa serie se non essere la marionetta in mano a Velma. E a tutto ciò si aggiunge, e di nuovo qui il problema è la sceneggiatura, il fatto che la serie non si capisca che tipo di strada voglia prendere come target e come umorismo. Poiché passa continuamente da un umorismo più, diciamo, terra-terra, un umorismo molto più da persone che chiacchierano, a un umorismo completamente surreale. Parodico ma nel modo sbagliato, completamente fuori da ciò che sta raccontando, che non è mai chiaro quale dovrebbe essere lo spirito di questa serie. Per capirci, prendete una serie animata come i Griffin. I Griffin sono caratterizzati da un'estrema demenzialità. Non c'è mai un filo logico in ciò che succede, sono tutte gag buttate così, spesso slegate tra di loro, se non unite da una leggerissima trama di fondo in ogni episodio, ma sono gag stupide, surreali,
che finiscono lì. A differenza, per esempio, di una qualsiasi sitcom che può essere How I Met Your Mother, può essere Big Bang Theory, può essere qualsiasi sitcom che vi venga in mente, dove l'umorismo sì, a volte è surreale per la caratterizzazione di certi personaggi, ma si basa comunque su roba più plausibile. In Velma c'è un mischione di, appunto, umorismo più semplice, umorismo surreale, umorismo metanarrativo in cui i personaggi sono consapevoli di essere personaggi di una serie e quindi ne criticano i cliché che però loro stessi stanno mettendo in scena. È un po' un volersi parare il culo del tipo: ah, adesso metto sta stronzata, però per giustificare il fatto che l'ho messa, faccio dire ai personaggi che loro lo hanno deciso di fare. Cioè, non ha molto senso, senza considerare che poi manda completamente a quel paese le dinamiche della storia, nel senso che tutta questa storia si basa appunto, come vi ho già detto prima, con un giallo, cioè ci sono degli omicidi che sono avvenuti e ci dovrebbe essere teoricamente un'indagine, indagine che non c'è se non negli ultimi episodi e non è neanche un'indagine, cioè Velma non va mai a indagare, succede sempre che incappi in prove e in indizi, ma non è mai lei che li va a indagare, sono pochissimi i momenti in cui lei decide di indagare effettivamente, senza considerare che il gruppo non si forma mai, cioè dall'inizio alla fine si odiano e di nuovo di questo poi arriviamo alla fine, ma appunto il punto è che vengono commessi degli omicidi, quindi ci sono persone che sono state uccise in maniera brutale. Che succede poi? Nel primo episodio c'è addirittura però una scena dove Fred a un certo punto stacca un tagliacarte, lo lancia a mo' di boomerang e ferisce tantissime persone e taglia una gamba a un altro ragazzo che si mette lì a urlare di dolore, ma nessuno viene punito per questa cosa. Cioè questa scena avviene 2 minuti dopo tutti se ne sono scordati, non è mai successa. Cioè, in una serie come i Griffin, una tale gag avrebbe avuto senso. In una serie come questa, dove si indaga su degli omicidi, perché allora quelle persone sono morte veramente e questo a cui gli hai appena staccato una gamba, 2 minuti dopo invece la gamba ce l'ha attaccata? E il tutto, di nuovo, condito da questo umorismo che poche volte funziona, cioè io ammetto, faccio mea culpa, ammetto, alcune battute mi hanno fatto ridere, in particolare il primo minuto di serie ci sono un paio di battute che effettivamente mi hanno divertito, al che io mi dicevo, ah dai, forse non è poi così male, ma finisce lì. Sono pochissime le gag che effettivamente mi hanno fatto ridere e tutto il resto è sempre quel qualcosa di non capisci, devo ridere oppure no, è effettivamente una battuta o vuole essere una freddura. La sensazione che ho avuto, poi senza considerare che il tipo di umorismo, è quello di una pessima parodia. O meglio, vi ricordate quando ci fu, nei primi anni del 2000, il boom di Scary Movie che riportò in auge questi film parodistici demenziali? Se ben vi ricordate, a causa di Scary Movie nacquero anche tanti film del cavolo che cercavano di sfruttarne il brand con un umorismo che non funzionava e riproponendo commedie sempre più imbarazzanti e orribili che potevano essere Epic Movie, potevano essere 300, poteva essere la merda di parodia di Fast and Furious o quella di Twilight. Sono tutte parodie che però non facevano ridere, credevano di poter fare umorismo semplicemente riproponendo i personaggi, ma facendogli fare cose che quei personaggi non avrebbero mai fatto. E Velma è esattamente lo stesso. Sembra una parodia di Scooby-Doo fatta dagli autori di quei film di merda in cui semplicemente tu prendevi un personaggio e gli facevi fare qualcosa di stupido sperando che la gente ridesse perché pensava: oh, guarda, questo è quel personaggio che fa questa cosa di stupido. Ma non funziona così. Una parodia non funziona così. Anche la satira funziona quando è pungente, non quando è ripetitiva. Il fatto che tu continui per tutta la serie a dirmi: io sono superiore perché sono di un'altra etnia e sono donna, io questo è. Cioè, capisco il voler prendersi gioco della situazione attuale, il voler parodizzare su temi sensibili che sono quelli che stanno infiammando la società da qualche anno a questa parte. Ma non è che ripetendo continuamente queste cose come un dogma diventano divertenti. Non lo sono, non fa ridere sotto questo aspetto. Ripeto, le poche battute divertenti di questa serie sono quando sono battute genuinamente legate a ciò che sta succedendo. Non, cioè, il 99% di battute di questa serie sono
per spezzare il ritmo. Cioè, trovano un cadavere, non è che si mettono a urlare, devono fare qualche battuta stupida. Si trovano in una situazione di pericolo, devono fare un paragone stupido. È proprio il peggio dell'umorismo che potete immaginare. Come ho detto, io sarei voluto andare ad analizzare episodio per episodio, ma è un po' difficile. Finora ho fatto appunto quello che è una descrizione dei problemi principali dall'inizio alla fine, ma ci sono alcuni momenti che veramente sono degni di nota, senza considerare che è una cosa assurda come questa serie sia una discesa. Cioè si parte con un paio di episodi che sì, sono fastidiosi, ma sono ancora sopportabili. Mano a mano che si va avanti, si scende sempre nel peggio, fino appunto a dei picchi che dovete sentirli. Con l'episodio 8 dove Velma fa una delle cattiverie più grandi, poiché, ritornando al discorso che vi dicevo prima, una delle poche cose che salvo di questa serie sono le animazioni. Tra queste ci sono le sequenze in cui Velma ha delle allucinazioni orrorifiche, che sono sequenze animate davvero molto bene. Queste allucinazioni derivano da un trauma che lei ha avuto da piccola e che a un certo punto della serie riesce finalmente a superare. Parliamo più o meno dell'episodio 5, se non mi sbaglio. Nell'episodio 8, però, che cosa fa? Siccome nota che Daphne ha ricominciato a frequentare le ragazze popolari e quindi si sta un po' allontanando da lei, che cosa fa? Finge di avere di nuovo le allucinazioni per far sì che Daphne la coccoli e vada da lei. Ora arriviamo agli ultimi due episodi, di cui cercherò di spiegarvi il tutto senza farvi spoiler, perché comunque trovo abbastanza bastardo fare spoiler, quindi cercherò di girarci attorno. Vi basti pensare che per un qualche motivo Velma si deve fingere madre e a tal proposito utilizza un'effettiva bambina neonata, gli fa le peggio cose, la fa cadere dal letto, la butta in mezzo alla strada, la abbandona in mezzo al traffico, la tratta malissimo, non la nutre e lei continua ad accusare di questa situazione il neonato. Se lei tratta male la bambina, la colpa è della bambina. Episodio finale. Qui è la beffa per eccellenza, non per appunto la risoluzione del caso, che come vi ho detto ancora può funzionare, ma poiché in questo episodio di nuovo viene inclusa una quantità di violenza veramente assurda e immotivata, in questo episodio vengono mandate letteralmente a quel paese le ultime convinzioni di possibile speranza che qualcosa si redima e si rimetta nella strada di Scooby-Doo, poiché Scooby-Doo non appare. Tutti quanti ci dicevamo: ah, dai, magari alla fine in qualche modo appare. No, c'è un riferimento vago a una certa cosa, ma non posso entrare troppo nel dettaglio. L'ultima cosa rimasta decente era la Mystery Machine, che però viene definita funzionale perché può essere usata dai pedofili. In tutto ciò si aggiunge poi il messaggio d'amore, cioè a un certo punto tutti quanti, io ti ho salvato la vita perché tu sei mia amica. No, no, per 9 episodi e mezzo vi siete sempre odiati, vi siete sempre trattati malissimo, non c'è mai stato un che di amicizia tra di voi e soprattutto nessuno di voi è riuscito a far ragionare veramente Velma e all'improvviso gli dite che è la vostra migliore amica. Salvo poi qualche secondo dopo di nuovo azzannarvi al collo tutti quanti. Cosa peggiore di tutte, a un certo punto c'è questo scenario che non vi mostro, ve lo devo descrivere per non farvi spoiler, in cui praticamente c'è un personaggio molto importante per uno dei protagonisti che muore in una maniera violentissima e tutti quanti ci sono Fred e Daphne completamente scioccati dalla cosa, ricoperti dal sangue di questa persona che è morta in questa maniera violentissima e sono scioccati, terrorizzati dalla cosa. Shaggy, anche lui coperto di sangue, che vomita per lo spavento, per la paura e per l'orrore di ciò che ha visto, e Velma che, sempre coperta di sangue, esulta perché ha risolto il caso, che in realtà non ha fatto, e twerka. Twerka ricoperta di sangue davanti al cadavere di questa persona che, di nuovo, ripeto, era una persona molto importante per uno degli altri personaggi. Questo è uno degli esempi di peggior scrittura che io abbia mai visto perché non segue minimamente quello che dovrebbe essere il materiale d'origine, se non appunto a livello visivo con
il design e la palette di colori del vestiario dei personaggi. Anche se non fossero i personaggi di Scooby-Doo, non funzionerebbe comunque la serie perché i personaggi rimarrebbero stereotipatissimi. O comunque, a parte Daphne, non hanno un minimo di evoluzione, non hanno un minimo di sviluppo. Non fa ridere, perché l'umorismo, di nuovo, non si capisce se debba essere surreale o meno. Ci sono qualche momento di sorriso, c'è, ma non è quello che salva la serie. Il mistero di base è interessante, ma si soffre veramente un sacco andando avanti nella visione. E il motivo, di nuovo, è la sceneggiatura. È una sceneggiatura che non funziona, che vuole imporre un certo tipo di mentalità, che però, per come viene esposta, è profondamente sbagliata. È ovvio, non credo che ci sia bisogno di dirlo, che argomenti trattati come appunto può essere la differenza tra i sessi, la differenza tra le etnie, sono cazzate, siamo tutti uguali, cioè non c'è bisogno di dirlo. Il modo in cui però viene mostrata questa serie è sbagliato, tant'è che non mi stupisce che alcune persone si sono addirittura convinte che questa serie sia una parodia di come la cultura woke vuole che siano fatte queste serie. Effettivamente a vederlo, se a un certo punto arrivi anche tu a pensarlo, perché dici ok, non è possibile che hanno fatto queste scelte, che abbiano preso queste decisioni. E ciò che resta alla fine è frustrazione, perché vedi appunto un'animazione così interessante, un design così interessante, buttato alle ortiche per un prodotto così scadente, e un incredibile desiderio di voler rivedere i prodotti originali. Concludo questo lunghissimo video proprio su questo argomento qui. Una cosa che volevo dire già all'epoca degli Anelli del Potere, che mi fa un po' sorridere, è quando leggo commenti o sento persone dire, parlando di determinata serie derivativa da qualche altro prodotto, mi hanno rovinato inserire il prodotto originale. In questo caso mi hanno rovinato Scooby-Doo. Personalmente non ritengo che questa frase sia vera. Non ritengo che si possa mai applicare a questi casi, come appunto gli Anelli del Potere non ha rovinato il Signore degli Anelli, così Velma non ha rovinato Scooby-Doo. Perché? Perché potete benissimo tornare a guardare la serie originale. Da oggi non è che se andate a rivedere i vecchi episodi di Scooby-Doo troverete i personaggi ricolorati, ridisegnati, riscritti, cioè non avranno una caratterizzazione o un modo di fare diversi. No, se andate indietro, se andate a ricercarvi i vecchi episodi, i vecchi live action, i vecchi film d'animazione, li ritroverete sempre così, non sono cambiati. Stesso cosa, il Signore degli Anelli. Gli Anelli del Potere non vi piace, ma non è che adesso se andate a rivedervi il Signore degli Anelli, se li andate a rileggere tutti i libri di Tolkien, all'improvviso sono tutti diversi. Non è che ve l'hanno rovinato in maniera che non si può più tornare indietro, cioè se andate a ritornare a vedere i vecchi prodotti non sono più gli stessi. No. Hanno fatto un nuovo prodotto che per voi non vale. Allo stesso modo, questo Velma è un nuovo prodotto che non vale nulla in confronto a anni e anni di prodotti, a volte ottimi, a volte imperfetti, ma che comunque funzionavano nella loro ottica. Semplicemente non vi hanno rovinato. Questo non è uno di quei casi come poteva essere, mi ricordo, negli anni 90, quando ero piccolo io. C'era stato il caso delle edizioni speciali di Star Wars, che lì si tentò di fare di tutto per fare in modo che quelle fossero le uniche edizioni disponibili quando le cercavi, le andavi a trovare. In Blu-ray, per esempio, sono uscite solo le edizioni rimasterizzate di Star Wars, le edizioni speciali, stessa cosa per le nuove edizioni, sono sempre le edizioni modificate, quindi è un po' più ostico. Tornare, devi andare per forza a navigare su internet, devi cercare le fan edit che hanno cercato in qualche modo di riportare i film alla loro essenza filologica iniziale. Lì posso capire, in quel momento posso capire, mi hanno rovinato Star Wars perché appunto io posso vedere solo quelli, non ho modo di tornare indietro, anche se oggi non ha più senso. Nel caso di Velma, come è stato per gli Anelli del Potere, come poteva essere il film dell'ultimo dominatore dell'aria, quelli che dicevano, mi hanno rovinato la serie di Avatar. No! Che se ti vai a rivedere la serie è sempre quella che hai amato. I personaggi sono sempre quelli che hai amato, la storia è sempre quello che tu hai amato. Stessa cosa per Velma. Velma non ha rovinato Scooby-Doo, semplicemente ci ha fatto capire perché noi
amavamo e apprezzavamo quel cartone, perché simpatizzavamo per quei personaggi, perché rivederli in quest'ottica ci ha fatto capire come prima erano meglio. Ma questo non significa che il futuro non possa dare qualcosa di buono. Di sicuro non con Velma, però, almeno che non decidano di cambiare radicalmente spirito e approccio. Però non è detto che in futuri prodotti ispirati a Scooby-Doo possa uscire qualcosa di buono, perché Velma di sicuro non è un qualcosa che adesso si imporrà e sarà lo standard. Anzi, probabilmente ha segnato un punto che funzionerà da esempio per il futuro. Dobbiamo produrre qualcosa di derivativo da qualcos'altro? Non dobbiamo fare Velma. Spero che questo video non vi abbia annoiato, spero che non vi abbia fatto arrabbiare. Sono andato ovviamente lungo, ma come ho detto, è un po' difficile parlare di questi argomenti senza entrare in certi dettagli. Spero che il video non vi abbia annoiato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi segnalo nuovamente il link del mio romanzo e il link del canale di Tracce d'Inchiostro qua sotto in descrizione. E come al solito, noi ci vediamo alla prossima.